Welcome back. Welcome to my life. Welcome to my life. Fermati. È sporchissimo. Ma che sporchissimo, dai. Bentornati all'interno del video più bello della settimana. Chi ha deciso? Lui. È una cosa che diciamo sempre, sì. Molto fortuna. Ma hai sentito tutti i video di domani questa cosa? Cos'hai detto? Ma hai acceso il microfono? Sì. Benvenuti in questo nuovo contenuto multimediale. Puoi fare così. Di libera fruizione creduta sui server internet. Ragazzi, dove trovate delle persone che continuamente vi propongono dei contenuti gratis? Voi non dovete cacciare niente. Niente. Anzi, se volete proprio pagare qualcosa, venite a teatro. Venite a teatro, è vero. Se proprio volete elargire una piccola somma di denaro per, nei confronti dell'arte, per riempire i teatri italiani di giovani, adolescenti e non, venite a teatro. Chi c'è a teatro? Dadda. Muscolosissimo. Cioè, Riccardo Dose. Intelligentissimo. E muscolosissimo anche. Muscolosissimo, è vero. Io? Cioè, sì. Howard? Che? Cioè, ci so pure io. No. Intelligente. No. Muscolo. Furbissimo. Scaltro. Una volta. Abbiamo aggiunto tantissime date e continueremo ad aggiungere tantissime date. Tutte le regioni d'Italia toccheremo. Ragazzi, qui sotto in descrizione trovate il link dei biglietti. Andate a cliccarlo, ci sono tutte. Palermo, Firenze, Catania. Montecatini Terme, Aprilia e Napoli. E Roma, Firenze. Roma, e Varese. E sta per arrivare anche là. Lo diciamo? Dillo. Possiamo annunciarlo? Vai. Dove arriveremo anche? Vai, dillo, dai. Ragazzi, in Sardegna. Sardegna poi, dai, spoileriamo. Posso dire l'altro anche? Sacile. Dadda non è mai tornato a Sacile da quando si è trasferito e torna da teatrante. Incredibile. La vita fa strani scherzi tante volte. Poi ancora da Bolzano, Trento, Trieste, Conegliano, Schio. Quelle si sanno già, abbiamo altre due o tre regioni che non abbiamo ancora annunciato. La Puglia. Poi? La Calabria. Mi sembra il Molise. Sicilia? No, il Molise non c'è. Non dillo. No, non esiste. Allora, taglia il Molise. Sicilia? Tutte le regioni. Tutte le regioni. Le Marche. Ovunque. Quindi, biglietti qui sotto in descrizione. E iniziamo con il video di oggi che è... Puoi spiegarlo tu, per favore? Come lo spiegheresti con le tue parole? Allora, ragazzi, oggi avremo la possibilità... La chance. Di scegliere tra due risposte. Bravo. Ok. Che sarebbe una pillola rossa e una pillola blu. La pillola blu che è volgarmente detto anche il Viagra. Quella rossa è il Chuck Liss. Pillola rossa, pillola blu. Quindi abbiamo anche volgarmente World You Ready. Quindi cosa preferiresti? Quindi... Com'è che si chiama in inglese? World You Ready. What do you want? Scusami. World You Ready. Lui ha detto così, io ho ripetuto quello che ha detto. Io ho detto World You Raider. No, Raider l'ha detto. Raider. Adesso l'ha detto. No, anche prima l'ha detto. No, ha detto Ready. Ready. Quindi vedremo sottoposti a... Sì, ma spieghiamolo in italiano, cosa vuol dire Raider? Si sta per preferiresti. Preferiresti, esatto. Un'app diabolica messa in atto da Lucifero in persona. Che poi non ci stanno nemmeno pagando, la stiamo semplicemente usando come... Ho pagato pure 4€. Ha pagato 4€ per scaricare la versione, quella un po' più piccante, un po' più estrema. Quindi se non ci divertiamo, mi incazzo come una iena. Ci saranno due opzioni, noi dovremo scegliere quale delle due preferiamo fare rispetto all'altra. E motivarla. Motivarla soprattutto. Questa è la cosa difficile. Perché tu rompi co su qualsiasi cosa sia contro di te. Contro il tuo pensiero. Iniziamo? Come diciamo sempre? No. Come diciamo sempre? Basta la vista. Basta la vista! Domandiamo? Allora amici, non guardate. Ci sono due versioni, quella normale e quella adulto. Iniziamo con adulto, dai. Poi iniziamo con normale, non avrebbe più senso. Ma iniziamo con normale? Se puoi fare... Allora fatelo voi, il video è vostro, che io me ne vado. Dai, decidi tu. Cosa decidi? Adulto. Adulto. Normale. Oh! Normale o adulto? Prima... Normale o adulto? Prima normale o poi adulto? Prima normale. Poi adulto. Facciamo 10 normali, 10 adulte. Oh, 5, sono tantissime 10. 5-5. Normale vuol dire che iniziamo pacati. Adulti invece poi ci spingiamo oltre qualsiasi confine. Oh, non leggete. No, okay. E tu la leggi però. Vabbè, qualcuno deve leggere. Qualcuno deve leggere. Facciamo che non legge nessuno? Vai. Preferiresti vivere in Antartide per un anno o passare un anno nel deserto? Chi va?
Io? Sì. Allora, so già come risponderai, la tua risposta mi sta già dando fastidio. Ma non da... Passerei assolutamente un anno nel deserto. Strano. Perché io devo prendere il sole almeno 330 giorni l'anno. Allora, tu nel deserto è l'ultima preoccupazione che avrai quella di prendere il sole. Come? Il cibo, l'acqua, quelle cose? Me le procuro. Dove? Non c'è niente. Ma tu non puoi pensare alla bronzatura in una situazione così estrema. Non è che ci sta l'Est Lunga lì de Sahara. Vabbè, nel deserto che vuol dire? Sì, sai che forse c'è. Ma forse sì. Ma forse sarà solo un miraggio. No, sapete che odio il freddo, la pioggia, quindi per forza nel deserto. Deserto? Sì, sì. Tu? No, in Antartide, perché per la mia teoria il freddo lo puoi sopportare in qualche modo. Una volta che sei nudo e c'è caldo, che fai? Ti togli la pelle? E poi? Ti togli le ossa? E dopo di quello? Non rimane niente. In Antartide staresti con 3 ore al giorno di sole, di luce. Come vivo io a casa mia. Esatto, quindi nel tuo habitat, ok. Freddo, d'inverno. Non so, sono comunque due condizioni molto estreme. Non so, sapete che non so cosa... Vuoi pensarci un po' su e fra una settimana ci dici quello? Ragazzi, ovviamente fateci sapere anche voi qui sotto nei commenti quale scelta prendereste nella vostra vita. Io... sai che forse sceglierò anch'io deserto? Ah, quindi andate lì e fai video? Sì. No, perché comunque il freddo, sì, forse ti dà l'idea di qualcosa di più sopportabile, ma guarda che perdi le dita. Oh, Madonna. State scherzando? Quei guanti? Ma state scherzando, ragazzi? Avete mai visto la gente che scala l'Everest? No, è vero. Arrivano senza dita. Sì, ma l'Everest, stiamo parlando dell'Antartide. L'Antartide è ancora più freddo, probabilmente, dell'Everest. Ah, e come fa? La gente lì perde le dita? Certo, o ce li ha? Perde le dita. Cioè, c'è il rischio di congelamento. Se si congelano parti del corpo, come le dita dei piedi e le mani, le perdono. Fanno l'effetto cracker. Esatto, fanno... Sì, ma ragazzi, ma non è che in Antartide stai in mezzo alla neve e nel deserto stai in mezzo al deserto. Cioè, qui staresti, che ne so, a Dubai. Ma sì, ma vai a cagare. No, sento da quella roba che poi magari vai là e chi trovi? Chi trovi? In una città, dimmelo. Ma no, nel deserto. Nel deserto proprio. Allora che semplice sarebbe rispondere a sta domanda, scusa. Io non ho parole. Cambio? Cambio. Preferiresti stare in prigione per un anno o vivere in completo isolamento in montagna per un anno? Quindi o in carcere o quando tu dovessi in montagna. Ragazzi, questo è semplice però. Sì. Dai, montagna. No, carcere. Come carcere? Sì. Piuttosto che stare in montagna libero. Carcere. Dai, oh, dai, certo. Dai. A me piacerebbe provare. No, mo faccio queste cose, sai che poi quando fai qualche reato finisci in carcere, mi piglio sta clip di monte e finisco là. No, in montagna. Sì. Montagna. Vabbè, ma questo non è... Ah no, sai, l'esperienza del carcere, me una volta nella vita è da fare. Allora, tu vuoi solo partecipare a Mare Fuori e basta. Dillo e basta. Io vorrei... Però tu non è una cosa che vorresti provare. Sì, ma non un anno. No, un anno. Un anno è poco. Ma sì, ma dammi 5-6 anni e poi vediamo cosa succede. No, 2-3 giorni magari. No, troppo facile. Un mese almeno devi fare. 3 mesi. Per capire... Quindi devo fare un reato che mi commissioni più o meno quella pena. No, citofono, vai di fuori, mi fate entrare. Sì. No, io comunque tra queste due montagne. Ma tutti? Tutti. Chi sceglierebbe? Lui. Io vado andare in caccia in un annetto. A sgrassarti io. Va bene. A tua coscienza. Okay. Accettiamo la tua risposta. Preferiresti, bella questa, che nessuno si presenti al vostro funerale o che nessuno si presenti al vostro matrimonio? Questa è... Bella questa, eh? Questa è una domanda introspettiva. Allora, io ti direi che preferirei che nessuno si presentasse al mio matrimonio. Voglio sentire il perché. Perché... Giuro che non faccio venire nessuno il suo cazzo di matrimonio. Giuro che li convincerò tutti. Ah, non c'è la possibilità che tutti si possano sposare nell'ultimo periodo. Perché tra le due, cioè cavolo, se nessuno si presenta al tuo funerale. Non lo sai neanche. Ma lascia stare che non lo so. Basta che lo sai perché... Ma basta, smetti. Tu credi nella reincarnazione, quindi non lo sai. Io lo vedrò. Sì. E quindi mi farebbe molto male. Ma non lo sai. Ma non è che ti dai conto. Ho un ipotetico pensiero. Ok. Mi dispiacerebbe più che non ci fosse nessuno al mio funerale, quindi che non ho lasciato niente a nessuno, cioè che nessuno, alla fine nessuno ti vuole bene, rispetto al matrimonio. Ok. Faccio io? No, il matrimonio è la festa di una giornata. Mm. Questa è la festa di una vita. È brutto da dire, però. Cioè, però... questo diventerà lo slogan del canale. Il matrimonio è la festa di una vita insieme.
Ma che sia che dura due anni? Questa è un'opinione tua, no. Posso anche cioè tu pur di avere ragione stai dissacrando. No, tra le due no, parte di scherzi. Io preferirei che non si presentasse nessuno al mio funerale, ma non perché tutti si siano dimenticati, perché mi schifavano tutti quanti, ma perché cioè, vorrei che tutti ci fossero in un momento felice della mia vita e che non tutti presenti in un momento triste. Cioè, piuttosto che vedere tutti quanti piangere, preferirei vedere tutti quanti ubriachi al mio matrimonio. Io mi unisco un po' alla sua risposta. Facciamo il funerale insieme. Perché semplicemente ci facciamo seppellire insieme nella stessa nicchia. Dai, ragazzi, che poi sa vero, queste cose le mettono insieme. Facciamo una tomba di famiglia? Andata? No, però cioè, giustificherei più una persona che non si presenta al mio funerale, che è comunque un momento triste, piuttosto che appunto in un giorno di festa, che non hai una scusa per non venire. Cioè, c'hai cibo, c'hai alcol, esatto. C'hai le droghe. C'è tutto questo, perché non vieni al mio funerale? Vabbè, sono morto, magari ti dispiace pure, te ne stai a casa. Se non vieni al mio funerale, amen. Bella! Facciamo altre due di quelle semplici? Sì. Voglio sì. Farne un po' più di difficili però. Sì, va bene. No, puoi skippare, c'è cioè, leggere prima, poi vedi. No, noi siamo onesti nei confronti del pubblico che ci segue da casa. Preferiresti, bella questa, curare il cancro o scoprire una razza aliena? Voglio vederti qua, signor Danielson, da detta in arte Michael Jackson. Questa non l'avete messa apposta per me. Abbiamo fatto noi. Abbiamo creato noi l'applicazione. No, ovviamente curare il cancro, assolutamente. Però scoprire una razza aliena. Serissimo. Si è già messo nei panni di essere un dottore, quasi. No, è la formula. Ah, la scopri basta tu? No, dico. Il modo di curare il cancro. Sì, ma come fa una persona qualunque a scoprire sta roba? Vabbè, ce ne sta dando la possibilità. Sfruttiamola, dici. No, tra le due ovviamente. Beh, curare il cancro, tu? Assolutamente. Non ci sono molto scelto. Secondo me la cura per il cancro l'hanno già trovata. Ah. Secondo me. Ecco che mi sento complottismo. Secondo me non tutti abbiamo accesso a queste cose. Magari chi nei piani alti ha accesso a cure mediche che magari è un semplice operaio non danno perché ci trattano come l'ultima delle cose. Però. Ma se tu avessi la possibilità di rendere questa formula alla portata di tutti, preferiresti far questo o scoprire una razza aliena? Però cioè, vedi, sono già sti video dove l'hanno scoperta. Non è che c'è stato sto clamore intorno a questa cosa qua. Anzi, erano delle torte. Ma al di là del clamore. Perché sono delle torte. C'erano dei video virali dove venivano tagliati ed erano le torte. Sì. Metti il video. Gabriel, metti il video dove tagliano sti alieni. Un alieno. No, curare il cancro è, se, a mio punto di vista, accessibile a tutti. Cioè, che c'è stato alieno perché da simpatico, però non è che ci vai a bere in Moscova, da Cimino 14. Magari sei simpatico. Sì, però magari c'hanno pure un caratteraccio, ma io curare il cancro. Anch'io, perché semplicemente, non che io non sia interessato a scoprire eventualmente se ci sia una razza aliena, ma... Tra le due cose, una è più pesante. Cioè, no, nel senso, se abbiamo vissuto fino adesso, non solo noi, ma di generazione in generazione, senza sapere realmente se esiste un alieno, abbiamo vissuto bene comunque. Tu dici, ma sai che non esistono. Non ho detto questo, ho detto abbiamo vissuto senza una prova effettiva che esistono degli alieni. Io prove ne ho e come. È arrivato, pure Apple. Invece il cancro è stata una piaga sociale da sempre, quindi sì. Risolviamo questa cosa. Esatto. E salviamo la vita. Bravi ragazzi. Ultima di quelle semplici. Pensa te se queste sono quelle semplici. Non era semplice, cioè comunque andava motivato. Stiamo risolvendo un bel po' di problemi nel pianeta, no? Anche perché nel momento in cui risponde a quest'app si realizza. Allora ragazzi, pillola rossa, pillola blu. Lo sapete che se prendete la pillola blu il risultato è che interrompiamo il video perché non si può più stare qui dentro. Il tavolo si inchina solo da un lato. La camera cade. Preferireste, sei agitato? Sì, questo sì. Prendere decisioni importanti solo con la testa oppure prendere le stesse decisioni importanti ma solo con il cuore? Questo è per Darda, sta questo male. È per Darda. Il karma e il Darda. Cosa sceglieresti? Qual è il principio cardine del buddismo? Qua ti verrebbe da dire con la testa, ma a cuor non si comanda. Solo oggi dispensa insegnamenti, neanche fosse un anziano saggio. Beh, così è. Sì, ma qua puoi scegliere però. Quindi nel momento in cui tu scegli con cosa farlo, riesci anche a farlo con questo, capito? Non è che hai... Io preferirei col cuore. Sempre. Tu vuoi proprio rovinarti la... Vuoi soffrire te proprio. No, perché...
lì magari più di getto, no? Di... più istintiva come più cosa? Più istintiva. Cioè, pensare... Oh, che ti stai per mettere a piangere. Pensare troppo a una cosa non è sempre un bene, eh? No, quello no. Capito? Hai capito o no? Sì, però d'altro canto prendere istintivamente una decisione, anche quello non è sempre un bene. Ci devi un attimo, cioè, ci vuole il giusto equilibrio. Quante scelte di cuore hai fatto e guarda... Che ne... Forse è il momento di usare forse il momento di utilizzare la capa. Ma quanti aerei presi? Qualora uno non avesse la capa, tipo me? No. No. Qua, nel momento in cui la scegli, è così, punto. Ma uno deve vedere anche che testa hai. No, allora, allora prima ti dicevo, curare il cancro, sì, ma non c'hai le competenze mediche per farlo. Hai le competenze proprio per stabilità, la testa se la usi. La testa. Testa, se devi scegliere. Fatemi dire quel volete di volta. No, è il cuore. No, la testa, no, no, tutta la vita la testa. Sono 27 anni che uso la testa e mi trovo benissimo. Infatti il mio obiettivo di diventare single si sta mantenendo questa cosa. Quindi non è scelte di cuore solo in ambito affettivo, no. Attenzione. No, io uso sempre la razionalità nelle cose. No, ma tu hai fatto un esempio. Mi sono sempre trovato single. Che c'entra? Perché io... Se avessi scelto il cuore, adesso magari sarei fidanzato. Però effettivamente... Ma effettivamente dico... Cioè, le altre cose magari sono tutte cose in cui usi più la testa che il cuore. Quando ci sono i sentimenti usi anche il cuore. Se devi scegliere se andare a Marbella o in Turkmenistan, per esempio, se andare a giocare a Dubai per prendere 10 milioni, a giocare a Pordenone perché ci sei cresciuto e pigliare 3 schiaffi in faccia, dove vai? A Pordenone. Io anch'io la testa. Ma lo dico perché non sono in grado di usare la testa nelle decisioni amorose. Quindi vorrei essere in grado di farlo. E usi il cuore? Uso il cuore, cioè nel senso... Io sono razionale in tutto, cerco di essere il più oggettivo possibile, tranne appunto quando ci sono i sentimenti. Che quindi può essere anche di amicizia. Anche di amicizia, sì, non solo fidanzato o cose del genere. Ok. Cambio! Bellissima risposta. Oh ragazzi, passiamo a quelle difficili. Ma che switchiamo adesso? Adulto. Perché abbiamo fatto quelle da minorenni, adesso facciamo quelli da maggiorenni. Ok. Allora, bella questa. Preferireste perdere tutti i capelli o perdere completamente il vostro desiderio sessuale? I capelli. I capelli sono la più grande insicurezza. Ho capito di tutti, ma cosa però fai? Però me ne faccio di un sacco di capelli anche, se poi... Io i capelli li uso, poi magari... Anche da pelato, rasato, puoi far lavoro. Non mi hai visto la faccia. Anzi, forse lo fai meglio. Sì, esatto. Ma io con la faccia, guarda, dalla testa tonda sembro... Ecco, Giulia. Preferiresti avere i capelli tutta la vita e non far più l'amore? No. Però i capelli a me mi piacciono troppo. Perché li sto perdendo, per questo? Sì, ma se non puoi fare l'amore, cosa ti serve avere quella bioma? Ah, ma capito? Questa domanda che gli fece, l'attaccatura qua, Riccardo. Sembra... Però ho perso completamente il mio desiderio sessuale. Ti immagini? Vabbè, questa risposta è scontata. No, preferirei avere... Però, cioè, vabbè, no. Preferirei avere il desiderio sessuale. Sì. A questo punto, me cascano. Cioè, infatti non c'ho manco la barba, un po' dice divento io, porco Giuda. Perché? Ah, volevi... A me c'è la barba come la tua. Se tu diventassi pelato ti lasceresti la barba comunque, sì, o no? Sembrerebbe Lupatelli, te lo ricordi? Il portiere? No, metti una foto, Gabri. Lupatelli. Tu immagini senza capelli, senza barba. Fai un face app, Gabri, sulla faccia di Dada. Prova a guardare bene. Questo tu le fai sempre con l'app lì. Facciamo lavorare un po' Gabri, che mi ha pagato. Anzi, facci tutti e tre così. Esatto. Vai. Grazie Gabri, più 1500 euro sul conto. Vabbè, dai, è un po' scontata questa, sì, cerchiamo di essere più succulenti. Esatto. Attenzione, questa è... Preferireste, cari amici, avere la capacità di vedere tutte le persone nude? Ok. Brutti porci che non siete altro, sottolineerei. Voi utilizzereste questo superpotere molto molto spesso e non va bene. O avere la capacità di sapere quale persona è innamorata di te. Però se sono tutti nudi, te becchi pure, Jerry Calà nudo. Camminare, sai, il benzinaio di Macerata. Ho capito, puoi scegliere se vedere una persona nuda, non è che... Però in quel caso andrei a dirgli di vestirsi? Andrei a degli eventi ad hoc, che ne so, tipo una sfilata di modelle.
Perché non serve, puoi andare anche in giro di strada. Ma c'è troppo un marasma di persone di che non ti interessa. Te becchi pure, che ne so. Te vedi una partita, stai capito? Te becchi 12 giocatori nudi. Ogni domenica mi devo vedere il Napoli o fare la scheda, o si è nudo. Ah, quindi anche in TV. Quindi inizia a sì, funziona dappertutto. Però inizia a guardare, la pallavolo. Ma maschile. Ovvio. Bella però questa, sì. Non è semplice. Cosa preferiresti tu, caro alieno arrivato da Cagliari? Allora. Aspetta. Ma avere la capacità di sapere quale persona è innamorata di te. Sì. Che senso ha? Senso che è quella la tua, probabilmente, ipoteticamente può essere la tua anima gemella, cioè la tua persona della tua vita. Ma secondo te dentro il nostro cuore non lo sappiamo già? Mamma. Che cazzo sei diventato? Un marcivescovo? Ma che c'è? Oh, sono Mahatma Gandhi. Oh, chi è la persona più saggia di YouTube Italia abbiamo qui? Tu sei veramente... Cioè, perché vorresti saperlo? Tu che sei fidanzato, lo sai se la tua ragazza è innamorata di te o pensi che stia mentendo? Beh, adesso dai la bugiata. Appunto, cioè, è palese che c'è, capisci? No. O per strada vedi quella, sono innamorata di te. In quel senso. E che cosa me ne frega? Aspetta, però qua hai la capacità di vedere persone, non è che le vedi sempre. No, te l'ho detto prima che puoi scegliere. Ah no, per forza avere la capacità di vedere persone nude, ma che mi frega, vado a ballare, sai quanto mi diverto. No, non ha senso questa cosa qui. Perché? Rispondi, vuoi? Perché? Vuoi che sentiamo gli inventori di questa applicazione? No, nel senso che anche se vado in giro per strada e guardo se quella lì è innamorata di me, prima cosa non può essere mai. Vabbè, ma penso che intenda, dire che con quella persona ipoteticamente si può instaurare un rapporto di amore con te. No, preferirei la prima, anche se molto... Cioè, io preferirei sapere, piuttosto se fossi innamorato di me, se tipo venissero a letto con me, se quando ci provassi. Ah! Quello mi piacerebbe. Non è che potete cambiare come c***o avete l'opzione. Se in un locale dici, questo sarà il 60% e questa magari c'è sta, questa è lo 0%, manco c'è perdo tempo. Questa è il 60% di possibilità, questa è il 100%, questa è il 0%. Non ci troviamo esattamente come facciamo di solito. Ah, perché tu dici che una che viene a letto con te la prima volta è già innamorata? Assolutamente non ho mai detto questa cosa. Hai appena detto che vuoi sapere se è innamorata per andare a letto, è la possibilità. No, che se sei innamorata. Lui ha cambiato opzione, ha detto che io vorrei avere il superpotere di capire se ipoteticamente una ragazza vuole venire a letto con me o con lui in questo caso. Capito? Cioè tu la guardi e fa, ah sì, questa ci sta per l'80%, allora magari ci provi. Bella così però. Cioè, perché non sviluppi un'applicazione? Se ti dicessi che qui sotto in descrizione, ragazzi. No. Cosa no? No, non mi piacerebbe. No? No, perché c'è quel brio, sai. Tutti nudi. Lui vuole proprio farsi traghettare dall'emozione. Dal vilipendio. Allora. Tu invece dici, io non voglio perdere tempo. Ma che fammi capire se... Non c'è più tempo, non c'è più tempo. Come dice Surdi, non c'è più tempo. Tempo. È vero. Aiuto. Tu cosa sceglieresti? Anche se questa è molto... Io, quelli nudi. Tu? Quelli nudi. Tu? Solo perché secondo me questa non ha senso. C'è anche sapere che vuoi mettere perdere quel momento in cui per la prima volta ti dice ti amo. Cioè, vuoi scoprirlo subito. Vabbè, allora anch'io vedere tutti nudi. Potete fare una compilation su TikTok di tutte le frasi motivazionali che oggi sta tirando fuori qui il guascone di Firenze qua. Ecco un bel guascone. Guascone di Porta Venezia. Vabbè, mettiamo nudi. Andiamo avanti. Tutti ho scelto nudi. Preferireste essere, vivere, nutrirvi di un matrimonio senza amore, ma oppure essere in un matrimonio ma senza sesso? Questa è tosta, questa è veramente tosta. Mahatma? Chi? Mahatma Gandhi? Ah, maestro, ci dica qual è il maestro, senso della vita. Maestro, anche allora. Ci dica qualche versetto biblico. Il Nuovo Testamento. Questa è difficile, veramente complicata. Anche perché dici essere in un matrimonio senza amore, però solo il sesso. Sì, è che cosa stai a farci in un matrimonio? Appunto. Però se hai solo il sesso, non hai l'amore. No, nell'altro caso. Se tu scegli. Nell'altro caso hai solo l'amore e non il sesso. Esatto. Quindi cosa preferisci? Che amore è senza sesso, secondo te? Non lo so. Rispondi tranquillo, non ti giudico. Ma ci sto psicoanalizzando, ci sta. No, però esistono situazioni di matrimonio, non solo di matrimonio, ma di fidanzamenti, cose del genere, dove esiste l'amore, sussiste l'amore, sì. Ma il desiderio sessuale è spento per altre motivazioni, magari. Esiste.
Ok. Esiste. Quindi a sud. A sud? A sud, sì. Anche io li ho visti qualcuno. Vicino Macerata. Vicino Macerata. E non lo so, ragazzi, io sono molto legato al sesso. O a far l'amore comunque con la mia amata. E quindi secondo me se manca quella cosa lì vuol dire che c'è qualcosa da, che da una percentuale molto importante. Il sesso a te ha parlato solo di sentimenti, cuore, è qui che casca. Adesso dovevi confermare una cosa. No, cioè, quindi se tu non stai insieme a una no sì sì no, boh, è vabbè, capito. Tu dici che comunque nella tua relazione ideale deve comunque esistere anche il sesso, però qui ti vengono messi ovviamente due estremismi davanti, proprio per quello è difficile. Come faccio a scegliere adesso, così che sono nella piena forma fisica, a dire senza sesso? Cioè, nella piena forma fisica? Guarda che oggi stai delirando oggi, ma che c'hai? Oh, guarda che, allora, cioè, non è che è obbligatorio fare palestra per fare sesso, eh? No, nel senso, a 30 anni uno arriva, dicono all'apice. L'apice di testa, pensieri, cioè la tua massima forma fisica, cioè al massimo livello della tua coscienza, sì, il tuo massimo splendore, proprio il massimo della tua carriera, all'apice della tua essenza, all'apice della tua carriera umana. Così dicono, non lo sto dicendo io. Chi lo dice? Gandhi. Lo diceva, o lo dice ancora a Dubai, Michael Jackson e l'ultimo Fabrizio Corona. Fabrizio. Gandhi, Fabrizio Corona e Michael Jackson. Tu? Già, se queste tre persone dicono questa. No, sai che questa non so uscire. No, no, io essere in un matrimonio senza amore. Riuscirei. Riusciresti? Certo. Quindi saresti indotto magari, però. No, non saresti a tradire cose così. Certo, vabbè, quello lo faccio già abitualmente. Non è semplice. Non è semplice perché non può essere un matrimonio senza amore. Cioè, tu ti stai vedendo come se ti stessi frequentando con una e fai solo sesso, allora, non c'è l'amore. Allora, ragazzi. Se è un matrimonio, no, infatti ci deve essere per forza l'amore. Va bene. Io non è che sia bella se prende la risposta, cioè usciamo da quest'ottica che stiamo facendo gli incantesimi. Sì, dai, la risposta è dopo cazzo. Io anch'io essere in un matrimonio senza amore. Io perché ho detto. Ma semplicemente perché il sesso, come il cibo, qualsiasi altra cosa, è un bisogno fisiologico dell'uomo. Esatto. Cioè, è risaputo. E perché prima mi avete criticato? Anch'io ho detto così. Poi ci hai convinto. Ah, ok. Poi ci hai convinto, infatti ti abbiamo dato ragione. Ok, se già ridete. Voglio vedere quanto materialismo c'è nelle vostre persone, quanto proprio giudicate il libro da una copertina. Ok. Preferireste avere un coniuge molto attraente, ma che vi tratta male? Mm-hmm. Oppure avere un coniuge brutto, ma che vi adora? Io già so la risposta. L'ho avuta la settimana scorsa dallo psicologo, quindi se volete parto io. Sì, vai, prego. Io nelle relazioni sì. Sono attratto dalle belle ragazze, ma che non mi vogliono e che mi trattano male. Perché quando sento questa sorta di... di subordinazione, di inferiorità. Come se mi respingessero all'altra parte, io sono attratto da questa cosa e mi piace. Tante volte, anche avendo al mio fianco delle bellissime ragazze, stupende a livello caratteriale, ma che mi stanno troppo addosso, che mi adorano, che mi vogliono bene, così, questa ti cosa senti mi un crea sul collo. A me una sorta di soffocamento che mi tende poi ad allontanare queste persone. Quindi tutta la vita avere una bellissima ragazza che mi tratta male, perché conoscendomi so che sono attratto dal rifiuto. Ma qui non c'è una bellissima ragazza? Sì, avere un coniuge molto attraente che ti tratta male. Ok. Tu, caro Winchester, commissario Winchester, filosofo oggi, tu sei molto in difficoltà con queste ultime, eh? Non è sincero, vuole esprimere la sua sincerità al meglio. Brutta cosa vuol dire? Una ragazza che non è di tuo gradimento estetico, non che sia brutta, perché le persone brutte non esistono, siamo tutti belli. Siamo belli, ma diversamente brutti. Mi farei trattare anch'io male, sì. Vabbè, affrustate, robe. No, quello sta scendendo in altre cose. Questo è un tuo desiderio. Trattare male nel senso maleducata, che ti risponde al telefono. Sì, che proprio ti tratta male a livello umano. No, sì, proprio a te poi, lascia stare. No. Tu impazziresti, secondo me. Avere una coniuge brutta. Comunque qua c'è scritto avere un coniuge brutto che ti adora, ma magari... Cioè, magari ti piace quella persona. Sì, infatti. Magari qualcun altro ha detto che è brutto. Non c'è solo la bellezza estetica. Figurati. Cioè, quindi sai con quante ragazze brutte sono a letto io? Tre. Così. Assolutamente avere un coniuge brutto che ti adora. Anch'io sono d'accordo con te,
No, io avete un coniuge molto attento che mi dà va. No, no, sì, ma io sono d'accordo con lui, infatti. Perché io parlo sempre in ottica di relazione, non di frequentazione. Certo. Quello ci può anche stare, che hai detto tu, ma è una cosa un po' più... Se vuoi stare tutta una vita con una persona che ti tratta di merda... A me mi piace sta male. Sì, ti piace sta male. Mi piace soffrire. No, io non riuscirei a stare comunque per l'eternità con una persona che ti tratta male. No, no. Piuttosto preferisco avere una persona che si preoccupa di me e tutto, ma che, diciamo, non ha dei canoni non estetici. Non rispecchia i miei canoni estetici. Sì, no, appunto. O comunque non rispecchia i canoni estetici della società anche. Ma quelli non ce li fa. No, quelli ci dicono. No, perché ho detto che magari mi piace a me quella persona, ma magari non rispetta i canoni estetici che ha creato la società. Ok. Questo. Vabbè, se mi volete trattare di merda, scrivetemi, non c'è nessun problema. Comunque, noi abbiamo su Instagram anche un canale broadcast di gruppo, quindi se non lo sapete, iscrivetevi, non so come. Il gruppo più tamaro della Lombardia. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Si può fare? Si può fare, assolutamente. Okay. Seguiteci immediatamente. Ultime due, se non avete ancora comprato i biglietti, comprateli. Però noi finiamo il video e rimaniamo assieme, dato che ci stiamo divertendo, giusto? Assolutamente. Continuiamo poi, fregami spente. Bella questa. Preferireste, avere... Quindi siete obbligati a farlo. Un cambio di sesso. Ok. O vivere il resto della vostra vita in prigione. Un cambio di sesso? Sì. Guarda che saresti comunque imprigionato dentro un corpo che non ti appartiene. No, saresti donna. Ma siete obbligati non perché l'abbiate chiesto voi o non vi sentite bene nel vostro corpo attuale, dico. Quello che dico io. Noi siamo nati uomini, non sappiamo se prima o dopo ci sarà un'altra vita che ti reincarni in un altro essere umano. In un cagnolino. Esatto. Però c'è pure quella roba, dici, che ne sappiamo noi cosa vuol dire anche vivere una vita da donna? Noi sappiamo solo l'altra parte della vita. Io ho sempre pensato, dici, me faccio metà vita da uomo, metà però vita devi, da donna. Devi rendere conto al fatto che ti stanno proponendo questa domanda nel momento in cui tu non hai mai espresso la volontà di cambiare sesso. Quindi sarebbe comunque uno stravolgimento della tua vita. Però il discorso è semplicissima questa domanda, perché se cambi sesso tu continui la tua vita con un altro sesso. Dal momento che passi tutto il resto della tua vita in prigione smetti di vivere. Piuttosto cambio sesso e continua a vivere. Sì, ok, ma a livello... Tu sei così misogino da dire io piuttosto che diventa donna mi faccio il resto. No, non intendo dire questo. Intendo che comunque a livello psicologico... Non è una cosa semplice il cambiare sesso. Cioè, non è semplice per chi vuole farlo, figuriamoci per una persona che è obbligata a farlo. Io cambierei sesso. Ma anch'io sceglierei cambiare sesso. Ma sto pensando alle eventuali ripercussioni che avrebbe sulla mia persona. Sì, ma sai che ripercussioni ha sulla tua vita? È mentalmente stare per tutta la vita in una gabbia. Però sei sempre sei nel corpo in cui hai sempre voluto essere. Sì, ma il mio corpo non è che volevo essere me stesso in carcere. Cioè, se io ho un corpo e una coscienza, ma non la posso esprimere, che mi serve? Esatto, la testa è sempre quella. La testa sì. Ma tu riusciresti ad accettarti vedendoti con un sesso diverso? Certo, anzi. Finalmente c'avrei i capelli. Ultima, ma non per importanza. Oh, amici, mi raccomando, anche voi motivate le vostre risposte, perché se no sembra solo dei psicopatici. Comunque sono delle cose, siamo stati messi di fronte a delle decisioni, cioè, non banali, voglio dire. Allora, attenzione ragazzi, qui vi metto di fronte ad un bivio che caratterizza un po' le vostre vite soprattutto. Ok. Da una parte abbiamo il sesso, ovviamente, e dall'altra abbiamo l'utilizzo di droghe, alcol e cibo. Che sei tu? Che sono io? Ok. Questa è tostissima. Preferireste essere in grado di fare sesso con qualsiasi personaggio di fantasia? Fantasia mia. Tua. Puoi scegliere tu. Oppure essere immune agli effetti negativi di droghe, alcol e cibo. Cioè, capito? Quindi significa me posso mangiare, hamburger, pieni di olio. Ma come, come adesso? Però stare bene. Devo essere in salute. E tu, questo colpisce voi perché voi con la palestra, le robe, eccetera, capito? Dice, voi avete una vita di privazioni a livello alimentare. Essere immuni agli effetti negativi di droghe, alcol e cibo. Cioè, io posso bere 10 gin tonic e non mi succede niente. Cioè, nel senso, sei in sbronzo, ma non stai male, non hai la sbornia. Il fegato non ti si rovina. No, no, essere lo sbronzo non è un effetto. Come perdere negativo. Gli effetti? No, gli effetti negativi. No, sei quando sbronzo, sei in serata sei felice. La mattina ovviamente. Non c'è la sbornia, il fegato sta a posto. Il fegato è sempre integro. Tutta la vita. Però, però l'altro puoi scegliere con chi fare sesso, con qualsiasi persona del mondo. Vi faccio una domanda. Eh? Di tutte le persone che avete fantasticato nella vostra vita,
Con quanti avete fatto sesso? Poche. Quasi poche. Nessuna. Appunto. Ma... hai cioè vissuto una vita così? No, per devo persone privarmi... di fantasia intendo la mia crush. La persona di fantasia adesso è fatta no, sono una d'accordo, famosa, hai vissuto così, che ti piace. Però, no, quello sì, ma hai vissuto così, però se tu avessi avuto la possibilità di fare l'amore con Belen Rodriguez... è una cosa che avresti fatto. Sì. In questo modo hai questa possibilità. Ho detto Belen Rodriguez, sì, non so quale sia il tuo ideale personaggio, anche famoso o non. Cioè, comunque è una cosa che... cioè, nel senso, sarai stato innamorato di un'attrice o una roba del genere. Sì. Hai questa possibilità. Tu sei... essere... cazzo, ma immune? Cioè, tu hai presente che mi metto a far serata ogni giorno, mi alzo, ma ti sto a posto, senza... non ingrasso. Ma pure il cibo, poi se pensa pure che poi diventare vecchio. Mangi pizza ogni giorno, non ingrassi, non devi stare attento alle cose. Questo non è una cosa che non hai mai potuto provare. Ma quindi, sai perché? Cioè, l'hai accettata, è bella l'hai perché... accettata inconsciamente dentro di te perché magari hai fantasticato con una persona inarrivabile. Infatti. Quindi lei è considerata normale che tu, non perché tu sia inferiore, ma se mi parli di un'attrice di Hollywood, certo, ad esempio, è ovvio che non puoi fare l'amore con lei. Però da un lato, quando tu accettassi la prima parte, io per personaggio di fantasia intendo pure la ragazza della comitiva che mi piace un botto, ma so che è fidanzata, roba eccetera. Ovvio. Però dall'altra parte, accettando questo, non ci sarebbe più il mettersi in gioco per conquistare, quindi perdessi non questa è più roba. Una fantasia. Potessi... diventerebbe una cosa scontata poter farlo con tutti. Cioè adesso è figa l'idea di farlo perché sai che è inarrivabile, ma dal momento che ce l'hai, ritornando al rifiuto precedente... diventerebbe una cosa consueta, normale. Sì, io... però è con qualsiasi. Sì, sì. Quindi sì. Possono essere anche... Dua Lipa. Puoi cambiare ogni giorno. Jennifer sì, Lopez. Sì, sì, tutto. Beyoncé. Non ci sono limiti, tutto. Jerry Calà. Anche Jerry Calà, Jerry Scotti. Gli Udici Toscani, tutti. È anche vero che io ho vissuto una vita così. Immune? No. Immune, con gli effetti di... la droga non le ho mai usate. Cibo, alcol. Mai usate. Capito? Cioè, magari è anche bello la mattina alzarsi con la sbronza ancora, con l'hangover. Non lo so, io del far serata così preferisco la serata, cioè il giorno dopo non vorrei esistere. Anche perché non faccio niente, cioè è una giornata rovinata la sera. Cosa hai fatto senti vocali da quando si sveglia la mattina? Da pensa al mal di testa che mi hai citato l'altro giorno. Sì. Cioè, così non ce l'avresti, Ma cazzo, mi sono portato a fare un casino ogni sera. Eh sì. Certo, il giorno dopo sei come nuovo e continui a farlo. E comunque chi vuoi, ovviamente non tutte le persone che desideri, però... però magari, ma capito, mo a 25 anni che c'hai te, droga e alcol e così. Poi magari quando invecchi, ma più a far serata, c'è pure il cibo. Quando diventi anziano, sai che non ti puoi mangiare più niente, ti mangia quello. Forse sempre a poco. Io scelgo la seconda. Sì, anch'io. Anch'io scelgo la seconda, soprattutto nell'attuale situazione che sono nella mia vita, di cibo, di cose che vorrei sgarrare ogni cazzo di giorno, ma non si può. Cioè, capito? Non solo per l'alcol e la droga. Cioè, quello è... sì. È passato, già. Io potrei semplicemente continuare a fare il mio stile di vita, ma senza effetti negativi. Bravi ragazzi! Oh, e secondo voi che cosa avreste fatto? Ci siamo trovati in disaccordo con tutte, tranne nell'ultima, alla fine, secondo me. Amici, se vi piace questo video, ci fa piacere. Vi porteremo un altro episodio, fatelo sapere qui sotto nei commenti. Noi vi aspettiamo a teatro e vi ricordiamo che le prime 4 date di dicembre sono Montecatini Terme, Aprilia, Ferrara, Bologna, basta, 4. Piacenza e Brescia. Sai. Citate 18, anzi anche a novembre alcune sono. Montecatini e Aprilia, acquistate i biglietti perché sono le prime a novembre. Gli altri, sì, acquistateli ma con un po' più calma. Esatto, è molto semplice, basta una carta di credito o un bancomat. Perché? Se sei la banca, sei. Oh, grazie di cuore di esistere. Oh, grazie a te per tutti i bellissimi messaggi. Grazie per i messaggi, veramente esco captateli, da questo video, sono una persona diversa, nuova. Uno sciamano. Ragazzi, grazie a voi per aver visto il video fino a qui e noi come sempre, salutate con il nostro motto. Come diciamo sempre... hasta luego.